domanda ci chiede: dove ritroviamo la segretezza nel dialogo esplicito, ma asettico, delle molteplici e simultanee relazioni virtuali che percorrono il web? Allora, per ragionare di esempi di segretezza di scrittura, abbiamo pensato di utilizzare due testi che sono anche questi, come dire, capisaldi della letteratura. Una è Les Liaisons dangereuses di Claude Lelouch de Laclos e l'altro è Lolita di Nabokov. Allora, Claude Lelouch de Laclos è pubblicato nel 1782, è un testo che è segretezza pura, perché è il capolavoro per eccellenza del romanzo epistolare. Tutto si svolge attraverso un giro di lettere fra i due personaggi principali, il Visconte di Valmont e la Marchesa di Merteuil, due personaggi libertini, cinici, pessimi, che lui in fondo più, come dire, sciocco, lei è lei il vero genio del male, che organizza, che trama, che cerca di, e che, come dire, mette in piedi questa storia pazzesca, dove noi man mano segretamente, perché siamo degli spioni che stanno leggendo un carteggio privato che viene reso pubblico, veniamo a scoprire che questi due personaggi tremendi, crudelissimi, giocano con la vita di giovani innocenti nel senso letterale del termine. Una è la Cécile Volange, una ragazzina appena uscita da un collegio che nulla sa del mondo e che è vissuta a fiocchi e a cose assolutamente insensate, e il suo maestro di musica, Danceny. Questi due mostri ordiscono ai loro danni questa trama cattivissima, per cui cercano di portare alla rovina. Quando uscì questo libro fece uno scandalo pazzesco, ovviamente, perché veniva messo in pubblico peraltro da un signore che di professione faceva il militare ed era un appassionato di balistica, quindi scrisse poi altre cose, ma questo è in assoluto il suo libro. Fece uno scandalo pazzesco perché ovviamente venivano, chi lesse il libro si ritrovò in questa immagine pessima di questo senso di potere onnipotente in cui ci si gioca della vita degli altri, dove si trattano gli altri come se fossero burattini, dove gliene si fa di tutti i colori, li si porta alla rovina per il puro gusto del potere, di gestire la vita altrui. E questa è una forma di segretezza. Un'altra forma di segretezza è data dalla scrittura. In tutto il romanzo non c'è una sola immagine oscena nel senso del carnale, perché poi in realtà è osceno assolutamente nel contenuto, ma nel senso del carnale no. E me ne leggo un pezzo. Siamo al punto in cui il Visconte di Valmont ha convinto la piccola Cécile Volange per far sì che lei possa ricevere le lettere di Danceny, di cui lui si fa l'attore, a dargli la chiave della sua stanza. La scusa ufficiale è: così io potrò appoggiare le lettere nella tua stanza e tua madre non ti scoprirà. Ovviamente questo non è l'intento. Naturalmente la Marchesa di Merteuil ha convinto la ragazza a dare la chiave al conte, e tutto questo. Allora, dopo essermi assicurato che tutto era tranquillo nel castello, munito della mia lanterna cieca, vestito come comportava l'ora ed esigevano le circostanze, feci la mia prima visita alla vostra pupilla. Avevo fatto predisporre, qui Valmont sta scrivendo alla Merteuil, avevo fatto predisporre, e proprio da lei, ogni cosa per poter entrare senza rumore. Era nel primo sonno, profondissimo alla sua età, tanto che sono arrivato quasi al suo letto senza che lei si svegliasse. Dapprima fui tentato di agire con decisione e farmi passare per un sogno, ma ho avuto paura dell'effetto della sorpresa e del rumore che poteva far nascere, così ho preferito svegliare con ogni cautela la bella addormentata. Infatti sono riuscito a scongiurare il grido che temevo. Riesce ad ottenere un primo bacio. E poi, a furia di mercanteggiare, ci trovammo d'accordo per un secondo bacio, e quello si era detto che doveva essere condiviso. Allora, dopo aver guidato le sue timide braccia attorno al mio corpo, abbracciandola amorosamente, il dolce bacio venne condiviso. Va bene, perfettamente condiviso, talmente bene che l'amore non avrebbe potuto far di meglio. Saltiamo un pezzo. Per confermare le mie osservazioni, avevo la malizia di non usare che quel tanto di violenza che lei poteva combattere.
Solo quando la mia incantevole nemica, abusando della mia compiacenza, era pronta a sfuggirmi, subito la trattenevo, incutendole la stessa paura di cui avevo già sperimentato l'ottimo effetto. Ebbene, senza altre pressioni, la tenera innamorata, dimenticando i suoi giuramenti, dapprima ha ceduto e poi ha finito con l'acconsentire. Non che dopo il primo momento non siano tornati insieme i rimproveri e le lacrime, non so se veri o falsi, ma come sempre avviene, sono cessati non appena mi sono dato da fare per provocarli di nuovo. Infine, da connivenza in rimprovero e da rimprovero a connivenza, ci siamo separati, soddisfatti l'uno dell'altro e entrambi d'accordo per l'appuntamento di questa sera. Allora, qui si consuma un rapporto e non c'è una parola, la segretezza. L'altro esempio che ci piaceva usare era l'altro capolavoro, che è Lolita di Nabokov, pubblicato nel 1955. Uno scandalo, anche questo di dimensioni enormi, pubblicato a Parigi e poi dopo 3 anni finalmente in America, perché come sempre accade, l'Europa è più, come dire, libertina. A Nabokov fu chiesto di emendare certi passaggi e lui ebbe il, come dire, la coerenza di dire che non si spostava una virgola, e non fu spostata una virgola. Uno scandalo pazzesco, perché racconta sostanzialmente del rapporto pedofilo di un uomo nei confronti di una ragazzina molto giovane, figlia della sua moglie d'acquisto, che poi morirà, e poi la storia immagino la sappiate, quindi non ve la sto a raccontare. Anche qui, quanto a segretezza della scrittura, come dire, ci sono esempi di una bellezza assoluta. Lolita, siamo a casa, siamo prima che lui sposi la madre di Lolita, la ragazzina ha capito e fa la furba, giochicchia, insomma, e c'è questo gusto di stare insieme, gli mostra una rivista e si butta sul divano, dove lui è già seduto. Lolita si divincolò, si ritrasse e affondò nell'angolo destro del sofà, quindi, con perfetta semplicità, la piccola impudente allungò le gambe sul mio grembo. A questo punto ero in uno stato di eccitazione che sconfinava nella follia, ma dei folli avevo anche l'astuzia. Restando seduto, riuscii ad accordare, grazie a una serie di movimenti furtivi, la mia dissimulata lussuria con le sue membra ingenue. Non fu facile distrarre la pulzella mentre eseguivo gli oscuri assestamenti necessari necessari al successo del mio numero. Parlavo in fretta, lasciandomi sorpassare dal mio fiato. Lo raggiungevo di nuovo, mi mando un improvviso mal di denti per spiegare le interruzioni del mio cicaleccio e fissando senza posa il mio occhio interiore di maniaco sulla distante meta dorata, intensificavo cautamente la magica frizione che via via eliminava, in un senso illusorio se non concreto, il tessuto fisicamente inamovibile ma psicologicamente friabilissimo della barriera materiale, pigiama, vestaglia, che si frapponeva tra il peso di 2 gambe scottate dal sole di traverso sul mio grembo e il recondito tumore di una passione innominabile. Saltiamo un pezzo. Le sue gambe palpitavano sul mio vivo grembo, io gliela accarezzavo e lei, stravaccata nell'angolo destro, l'ola dai calzini corti, divorava il suo frutto immemorabile, stava mangiando una mela, cantava attraverso il suo succo, perdeva la pantofola, strofinava il calcagno del piede senza pantofola, con il calzino mezzo scivolato via, contro la pila di vecchie riviste che avevo alla mia sinistra sul sofà. E ogni suo movimento, ogni strofinio, ogni ondeggiamento mi aiutava a nascondere e a migliorare il sistema segreto di corrispondenza tattile tra la bestia e la bella, tra la mia bestia imbavagliata e traboccante e la bellezza del suo corpo con le fossette e l'innocente abitino di cotone. Sentii sotto la punta guizzante delle mie dita i minuscoli peli che le si rizzavano impercettibilmente sugli stinchi. Mi perdetti nel calore acre ma sano che aleggiava intorno a Lo come una bruma estiva. Fa che non si alzi, fa che non si alzi. Mentre si allungava per gettare nel caminetto il torso della mela esaurita, il suo giovane peso, le sue tibie spudorate e innocenti e il sederino rotondo si spostarono sul mio grembo teso, torturato, surrettiziamente operoso, e tutto a un tratto i miei sensi soggiacquero a un arcano cambiamento. Mi trovai in una dimensione dell'essere nella quale nulla importava se non un infuso di gioia che andava fermentando dentro il mio corpo. Ciò che era cominciato con una deliziosa dilatazione delle mie fibre più intime divenne un ardente formicolio che ora aveva raggiunto uno stato di assoluta fiducia, sicurezza e impunibilità, altrimenti inesistenti nella vita. Allora, è un pezzo di un erotismo pazzesco. Viene descritta una cosa innominabile
nominabilissimo, ma insomma è un quarantenne con una sedicenne, una quindicenne, e non è detto una sola parola, non c'è nulla di quello che noi leggiamo, sentiamo abitualmente in questo, in questa epoca, in questo periodo, di quello che vediamo sui, sui siti, sui computer. E il confronto è davvero impietoso, se usiamo questi due testi e altri infiniti come, come paragone. In quest'epoca siamo in un momento in cui le cose si dicono, vanno dette, c'è un turpiloquio continuo, c'è un desiderio di nominare le cose, un bisogno di definire le, i rapporti sessuali, di entrare nel, nel dettaglio sempre più dettagliato. E tutto questo è fatto con l'intento di, come dire, creare una fonte di eccitazione che è assolutamente autoreferenziale, perché non ci dimentichiamo mai che sul web, sia che si chatti, sia che ci si spogli in webcam, sia che si faccia sesso in webcam, cosa che succede ogni, in continuazione, si è assolutamente, disperatamente soli. Non c'è nessun rapporto con l'altro che sta facendo l'amore con me, no, che sta facendo sesso con me dall'altra parte a casa sua di fronte alla sua webcam. Siamo due mondi completamente separati, così come mondi separati sono i mondi degli scambisti, dove apparentemente si è 100, si fa di tutto e di più, ci si arrampica sui lampadari, ci si scambia, ci si incrocia, ci si avviluppa, ma tutti siamo rigorosamente, disperatamente soli, e in questo caso le cose vengono sempre dette, vengono sempre sottolineate. E qui torna bene la definizione di pornografia di Carmelo. Quale? Un attimo, prima, scusate, sì. Scusa Paola. Sì. Ci tenevo a dire una cosa a proposito della lettura di Lolita. Sì. Lolita probabilmente tutti hanno in mente, insomma, che cos'è. È un romanzo, è stupendo, è un romanzo meraviglioso, ci sono tanti passaggi di erotismo, però è il racconto di un abuso, non c'è altra parola. E però la cosa veramente eccezionale di Nabokov, che ha saputo descrivere tutto questo con l'assoluta responsabilità di chi commette l'abuso, di chi è cosciente dell'abuso, di chi non riesce a sottrarsi dell'abuso, ma in tutto il romanzo non c'è mai una volta una sbavatura con cui l'autore possa suggerire una giustificazione dell'uomo abusante. E questo è da sottolineare, perché fa la grandezza di questo libro, perché le cose accadono, Nabokov le racconta, ma comprende, ma comprendere e raccontare non è mai giustificare. E questo era dovuto, perché in, questa precisazione era dovuta, perché vabbè, Nabokov è straordinario rispetto a questo, ma anche perché c'è troppa confusione ai giorni nostri su tutto questo, e spesso ci sono i ma, i però, le giustificazioni, lei ci stava, altro che se ci stava l'ho. Però poi in altre parti del, del romanzo Nabokov dice con una chiarezza assoluta: ogni notte piangeva nel suo letto, virgola, ogni notte, punto. Quindi non ha mai, mai, mai fatto, provato, ma perché non era quello ovviamente lo scopo e non voleva, ma va bene, volevo dirlo, grazie. Quindi, come dire, la segretezza in quest'epoca non c'è, non interessa più nessuno, eppure sulla segretezza si, sulla segretezza della scrittura, sulla segretezza della costruzione si sono costruiti capolavori assoluti. Dicevo, qui tornava sulla solitudine, tornava l'idea della pornografia di Carmelo, no? Dove appunto l'estasi, l'unione, fusione senza conoscenza, è esattamente questo quello che accade i giorni nostri, ci si riesce a fondere, a unire, e io qua e lui da un'altra parte nel mondo, non c'è nessun tipo di conoscenza, non c'è ci si può pure fondere, ma non c'è nessun tipo di conoscenza.